troppo tanto tempo, eccoci di nuovo qui, Fallout 4. E sì, lo so, non ci gioco da davvero tanto tempo, cioè 2 settimane. Nel frattempo ho arredato almeno quel poco che potevo, casa. Qui, se vi siete dimenticati, c'è Piper, sì, in un'armatura atomica, e dobbiamo andare a salvare il nostro buon vecchio Nick Valentine, che non abbiamo ancora mai visto, ma è stato, non so, rapito o qualcosa di simile. Ah, pericolo comune più avanti. Molto male. Ah, bo Boston. Non si torna indietro da qui. Boston Common. Nel senso. In che senso? Non si torna indietro perché è così bello che ci rimani? O nel senso che proprio è talmente cancro che non si torni. Non esci da là. Swan. Swan sarebbe è un behemoth. Il problema è che non gli facciamo nulla di danno. Neanche così. Via. Decisamente via. Però il combattimento non è difficile da programmare. Nel senso, programmare addirittura. Sto prendendo radiazioni. Basta che, come dire, tu ti metti a piazzare le mine su un sentiero. Tu lo attiri nel sentiero e tac, morto. Qui c'era un. Lebbati un attimo, qua c'è un robo guida. Cosa? Ah, sì, Swan. Robo guida che l'avevo un po' mal cagato. Eccoti qua. G. Patriotta, ok. Pista della libertà. La pista. Io l'unica pista che conosco è quella dei tossici che si pippano. No. No, ti prego. No. Lascia stare. Lascia stare. Non voglio sapere nulla. Non ora, da quanto lento parla, mi sta. Stacco. Da quanto lento parla, acqua purificata che non sarà facile. Secondo, stazione di Park Street. Sta fermo un attimo. Stazione di Park Street. Non sarà facile andare a salvare Nick Valentine. Quindi, dove sei? Dove sei? E mi ha già abbandonato. Ah no, eccolo qua. Comunque, in casi estremi, proprio come se non ce la faccio, prenderò la sua armatura atomica. E lei, boh, le prende. Il motivo principale per cui sto passando questo episodio è che. Chi è? Piano. Piano. Ok. Ma che cazzo? Perché si è seduto? Farti sentire dalla sua nuova ragazza, o quella inizierà a prenderti ammazzate in faccia finché non ce l'avrai più una faccia. Interessante. Comunque stavo dicendo, il motivo principale è che dato che Battlefield 1 me lo sta ancora scaricando, quindi non posso giocarlo completamente, ho detto, già che dato che non posso fare Battlefield 1, o almeno non tutto, faccio Fallout. Che dicevo, lei l'hanno vista, ma a me no, quindi è un vantaggio. Ora. Ah! Beccatemi ora, negri! Se, nel senso. Nel senso cattivo della parola. Non perché. Aia! Ah, sono ghoul questi qua! Cavolo, ci tengono. È qui per i Non le. detective. È qui per i. Come fai a saperlo? Ah, è un detective. Cavolo, mi ha già headshottato. Bere, bere, bere. Qui, Cosa sotto il suo faccio? mantello. Forza! No, non è una situazione critica, quindi non userò. Però userò lo spav. L'ho colpito. Dove? Però nonostante abbiano un semplicissimo completo, sono molto resistenti. Dov'è? Cavolo. Cavolo, questo qua è un headshot con i controcoglioni, eh? Però fanno danno, fanno da. Vai a far qualcosa! Bel lavoro. Ah, funziona? Piper, funziona solo se era avvicinato. Io ci provo. Io ci riprovo. Io ci riprovo. A terza. A te. Cavolo. La vita. Vai a far qualcosa. Vai a far qualcosa. Vai. Vai a far qualcosa. Vai. Vai, Piper. Da dove? Da dove? Piper, devi aiutarmi, sto morendo. Dovresti fare sì. Madò, guarda, l'inutilità. È un NPC vuoto. Ok, io ci riprovo, ma non. Ma perché spara a me? Sta fermo. Cavolo.
Ah, però l'ho disottato. Però siamo messi malissimo. Steampack. La combinazione steampack, acqua purificata è tipo qualcosa di divino. In caso proprio estremissimo, se arrivano qua, gli sparo una mietitrebbiata che ciao. Fegato e niente cervello, eh? E un pezzo di armatura atomica è andato, l'ho visto da qua. L'ho Tutto qui? visto da qui. Vai, senti, io li tolgo. Shh, vieni qua. Dammi quel cazzo di martello. No, aspetta. Come si chiama? No, riponi. Sì, esatto. Usa la tua pistola. Usa la pistola che è più utile in questa situazione. Avanti, spara. Spara. Spara, porca. Perché il martello? Madò. Dimmi te se. E anche il casco è andato. Ci penso io. Fermo. Fermo. Wow. Fermo. Wow. Fermo. Fermo. Dov'è? Dov'è il tipo? Tipo. Vieni qua. No, come non detto, come non detto. Prima li facciamo fuori e vabbè, ma Piper, ma se ne è veramente uno schifo, eh. Sul serio. Sciuppatela. No. Wow. Ah, perché era una. Vabbè. E anche le granate forti sono andate. Facciamo un. Cos'è? Nuka-Cola. No. Omelette di Meyerluck, Nuka-Cola e costine di cane. Così anche per prevenire la fame. Però a che prezzo? Gli oggetti, no, quasi quasi gli oggetti li prendo ora. Non tutti ovviamente, ma maggior parte. Cioè, quelli là che possono essermi utili. Munizioni 44. Sto qua aveva un fottuto revolver. E questa cos'è? Una. E la ma. Ah, è una mitragliatrice. Dalla mia prospettiva sembrava. Ah, questo qua è un umano. Gli altri erano ghoul. Dalla mia prospettiva sembrava un. Come dire. Sembrava una pistola con un manico lunghissimo. Eccolo. Aiuto. Wow, mi è mancato. A volte ti mettono la granata nel cesso per farti dolcetto scherzetto. Il problema è che qua finisce male. Io sono riuscito a evitarla perché lo sapevo. Voi evitatelo e basta. Questo qua è morto in modo comodo. Guarda sulla panchina così. Tiè. Non ho voglia di. Svegliatemi altri 5 minuti. Non voglio andare a scuola. Uguale. Oppure. Questo qui. Fedora. Ma tu. Perché? Usi il martello, ti ho detto non usarlo. Usa Vale. la tua maledetta pistola. Usa la pistola. Usa la pistola. Vabbè, oh, ciao. Avrà una pistola dietro. Usa la 10 mm forse? E si chiudi e riapri. Non siamo full. Non me ne ero mai accorto. Materasso. Ora, se moriamo, riprendiamo da qua. Qui hai bisogno di dormire stanchezza. Sono appena uscito! Oh mio Dio, sono appena. Non questa volta. Eccola qui. Chi è il l'hackerone che l'ha messa lì? Antisgamo, proprio, eh. Allora, io spero già di non trovarmi robe leggendarie. Nel senso, nemici leggendari. Che siamo in una situazione quasi critica. Quasi. Perché qui. E. Aspetta! Babam! Vedo che gli assassini sono molto deboli alle armi d'energia. Veramente. Rispetto agli altri. Guardate. Cioè, con tre celle di fusione. Con tre celle di fusione io riesco a ammazzarle. Con lo sparo, che sarebbe tipo vince. E questo qua invece mi sembra un po' più. Quello lì, questo qui. Questo qua mi sa che ci vuole qualcosa in più. Però mi ha fatto fuori un assassino leggendario sul colpo. Fermo lì. Piano.
Ma perché ondeggia così piano piano? Blu, abbiamo compagnia. Non chiamarmi blu. Non chiamarmi blu. Oh, eccolo là. Non so, mi sa che finirò le celle di fusione. Almeno prima di quanto dovessi finirle. Adesso ne basta una. Eccolo. Non voglio. Ecco che succede quando non lo uso. Piano. Eh sì, qua è una mezza. Qua è una sparato. È disottato. Fortuna che dovevo farlo furtivo, eh. Fortuna, fortuna. Cazzo. Quanti ne mancano ancora? Eccolo lì. 90. No, non ce la faccio. Dietro un carrello. Ma davvero? Resistenti. Resistentino. Qualcuno è morto. Oh, finalmente. Sì, ma non buttare i proiettili. Poi è ovvio che. Che. Dai, che manca pochissimi. Sì, ma Piper, ovvio che c'hai una mira da. Oh. Sì, solo a te capita. Allora, non ho trovato l'arma leggendaria. Il semplice motivo è perché. Perché. Perché l'ha presa lei? Ma dimmelo! Pistola, dicimi. Beh. Beh, non è per niente cattiva. Una 10 mm radiante. Sapete che bastarda che può essere? Io che uso quella automatica, che ti fa 50 di radiazioni ogni colpo, guardate che ti stanga quella lì. Dai che dormiamo un po', che mi dice devi dormire. Sono uscito ora da casa, perché devo dormire? In compenso ora devo anche bere. Bere, bere, bere. Qua ho anche acqua sporca se volete. Che schifo. Acqua purificata è meglio. Avanti, avanti, avanti. Ah già, ho già salvato, ho già salvato. Stacchiamo la luce che ci sgamano. Mi dimentico sempre. Sì, non ci vedo. Però, c'è. Qua mi sembra vuoto. È vuoto qui? Va bene. Se non risponde nessuno vuol dire che è vuoto. Questo cos'è? Tanica di antigelo. Magari fa freddo. Vedo delle ruspe. Che sta succedendo? Cos'è un ritrovo della Lega Nord con tutte ste ruspe? Non dire una parola. Non dire una parola. Ok. No. No. Puttanissima. Non lo fare. Non allarmare tutti. E lo fa. Prendilo, 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 prendilo. Preso. Ora sì che siamo salli. No. Eccolo lì in fondo, lì in fondo, lì in fondo. 86%, basta e va. No, no, e chi cerca di svignarsela? Scusa. Brava Piper, fai qualcosa. Almeno una volta nella vita. Fermo. Qui scopo. Già finiti? Due messi in croce. E prima erano 200.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di più un assassino leggendario. Adesso sono due con un assassino leggendario. Boh. Munizioni, sapone, mi raccomando. Questo qui deve avere qualcosa di veramente fortissimo. No. Camaleonte. Per il problema. No, il problema è che la versione è scarsa. Non quella forte. Cemento mi serve. Però quando ritorno, eh. Comandi della porta. Ah! Questo qui è un bolt segreto. Interessante. Benissimo. Ora. Ho brutti. Bolt 114. Ho dei brutti ricordi. E a proposito dei Volt, spero che non ci sia quello che mi aspetto. Ah, ok, non è pieno di guardie. No, e sì, vabbè, ormai avevo già fatto. Perché è così rumorosa? Ehi, sei tu, Smilzo? Darla? Oh, a riparo. Sei tu, Smi? Sì. Ciao. Quanto maledettamente resistente.
Sì, lì. Per fortuna che The Piper fa da... Ah, però l'ho disciottato. È bello quando disciotti la gente, è divertente. Così. E ripariamoci. E possono prenderci anche da dietro se vogliono. No, non è ora di morire. Almeno non per me. Dove sei? Vorrei farti la stessa domanda. Dove sei? Boom Beach? No. Chi c'è lì? Chi c'è? No, 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 no. Tu non fai... Per fortuna che c'era Piper. Per fortuna che c'era Piper. Due colpi, boom, boom. Oh, cat, boom. Sarebbe finita così. Porta scorrevole. C'è qualcuno? Beh, in un volte mi stupirei se ci fosse tuta del volte. 114. Ma non mi può interessare. Medix potrebbe essere utile per dopo. Davvero. Ora niente. No, qua. Serve la chiave. Qua ci serve la chiave, cavolo. Qua non mi sembra ci siano. Meglio impugnare la mititrebbia, che qua si è resa molto. Acqua purificata, che cavolo era ora. Stavo finendo. Mi raccomando, silenziosi, non facciamo il casino che facciamo di solito. Ossia, tipo prima, ok, arriviamo nella stazione, boom, sparatoria, bestemmie, assassini, leggenda, tutto. E adesso invece stiamo leggermente andando meglio, almeno finché non troviamo gente. Quella zona mi sembra grande, e quando una zona è grande vuol dire che ci sono tante persone. E vuol dire ennesima sparatoria. Ecco. Perché cazzo qualcuno dovrebbe costruire un vault in una stazione della metropolitana? Il posto non è certamente a tenuta stagna. Ascoltiamo. Perché non avevano intenzione di Orelliamo. usarlo, idiota? Agenti di questo tipo erano molto frequenti prima della guerra. Si piazzavano un bel po' di operai a lavorare su qualche progetto fondamentalmente inutile. Così c'era lavoro e tutti avevano la loro paga. Beh, in effetti non fa una piega. Ma... Boh, per Cosa? sicurezza... Nope. Se arrivano qui sono morti. Ma stramorti. Non ho neanche granate. Anzi, in realtà sì. Le ho, le ho, le ho. O no? Sì, mina, frammentazione. Cazzo ho le visioni? Sì. Hai Cosa? le... Vabbè, ma basta. Dove sei? Sì, sta qui, sta qui, sta qui. Adesso cosa faccio? Cosa faccio adesso? Pam! Tutto qui? Ma com'è? Allora, avete visto dove ha tirato il colpo e avete visto come mi ha preso. Vabbè! No, senti, fermo, fermo. Faccio io. Che verso era? Cos'era? Vuoi ascoltare qualcosa io? Ah, troppo peso. Ancora. No, non ho troppo peso. Che dici? Bacca. Sì, bacca mi serve. Per qualcosa. Stiamo sopravvivendo. E la cosa mi è alquanto strana. Hai bisogno di cibo. Ho mangiato 30.000 robe prima. Per recuperare la vita a carne cram. Oh. Mi sa che sarebbe carne crema, ma io dico cram perché. L'English mi fa schifo. Il brutto dei volte è che sono fottutamente grandi. E quindi ci sarà molta gente. E molta gente vuol dire che ci faranno il culo. Forse. 60 celle di fusione sono poche. Piano qua mi ricordo. Assassino. Il mirino. Luke, non ci Ma sei? perché? Ma perché devi farmi ste cazzate? Gioco, perché devi farmi... E no, e un altro no. E vaffanculo. Scusa, ma ho il mirino fortissimo. Com'è che non me lo fai prendere? Un secondo, eh.
E già si mette a riparare. E bravo. Assassino. Assassino, dai. Vieni fuori. No, 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 resta lì, resta lì, resta lì. Uno, due, tre. Però, è stata una bella idea portarsi dietro il l'ametitrebbia. No, c'è il. Come si chiama? Il bonzollo, che sarebbe. Ma sparagli, ma vedi che. Ma se vedi che mi sta sparando, sparagli anche tu. Vabbè. Ma che persone. Ma. Ah, avevo visto uno che sta partendo alla carica. Come hai fatto a mancarlo? Sta partendo alla carica con una. In modo agguerrito con una mazza da baseball. Nope. Questo qua vuole venire da me. Questo qua vuole venire da me. Wow! Allora, sembra che gli abbia sparato al collo da come si è staccata la testa. Mi sa che si sta prolungando un po' troppo l'episodio. Ma meglio un episodio lungo che non fare proprio episodi. Dopotutto. Ma quanti ce ne sono? Venite fuori. Io faccio lo spavo in 2 secondi perché mi cago addosso. Eh sì. E quel punto è basta. Guardate. Spariti. Me ne vado così presto. Sei tu che te ne sei andato. Io ti sto cercando. Qua sotto. No, no, c'è una radiazione. Che sia qua sotto, magari. Probabile. Magari. Boh. Ispezione lavori. Ah, mi sa che ti ho visto. So dove sei. Dentro quella porta. Quindi io userò la mititrebbia. Lì? Qua, 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 qua. O forse no. No, se non mi dice. Niente. Sì, è lontano, è piuttosto lontano. Non so da che parte andare. Di qua? La freccetta mi dice di qua, quindi vado di qua. Puntualmente. Anche se. No. Di là c'era qualcosa. Se questo qua è un punto morto, cioè nel senso che vado giù e non posso tornare su, allora qua c'è qualcosa di importante. Ah no, stessa identica cosa, stessa identica. Boh, stesso identico Un punto. momento, ma che cazzo? Sì. E qua. È la tua fine. Wow. E mi ha visto! Fermo là. Doppio colpo. Lol. Ben gli sta. E beh. Ma che ti si fa? Ma no, non protegge dagli attacchi in salto, scusa. Qua si fanno male da soli. Nastro americano, bisturi dentifricio. E come dire. Sì, lo so, non posso più tornare su, quindi vuol dire che non posso. Non posso prendere gli oggetti. Ci torno dopo e faccio una raccolta rifiuti. Stessa identica cosa. Non leggo. Privato. Vabbè. Non leggo, mi sembra tutta roba inutile. Voi leggete lo stesso che a volte vi dice mappa aggiornata quando cliccate qualcosa, quindi fate come vi dico io. Volt 104. Ah, non ci siamo ancora entrati. Eccolo qua, il Volt 114. In tutta la sua bruttezza. Ossia un Volt abbandonato come tutti i Volt prima di lui. Ma anche qui non so dove andare. Ho dei Volt perché sono talmente grandi che dopo non posso tornare. E questo. Ah no, queste qua sono delle lampade. Chiave inglese. No, la chiave inglese è solo acciaio, quindi non mi interessa. Anche se tecnicamente. C'è qualcuno? Come va là dentro, Valentine? Ah? Hai fame? Vuoi uno snack? Continua a parlare, bestione. Così Malone, lo smilzo, avrà più tempo per pensare a come farti fuori. Non dire cazzate, Valentine. Non sai nulla. Non hai nulla. Quello lì sta pa. Dino! Dino! L'ho visto mentre scriveva il tuo nome sul suo libro nero. Maledetto imbroglione. Mi pare abbia detto così. Poi ha segnato il nome 3 volte. 3 volte? Sul libro? Ma io. Oh no, devo chiarire una cosa. Fermo lì, dove stai andando? Senza che io ti spari? Dove stai andando?
Piano, 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 te ne stai andando? Che gran peccato. Così non potrei vedere come ti ammazzerò. Ah, boom. Hai mancato un bersaglio che era davanti a te. Spav, ma cosa cazzo mi combi? Porca troia! Ha un fucile d'assalto! Ha un fucile d'assalto quel cavolone! E crepa... Oh oh! No, movimento, movimento, movimento! Muovete il mento! Allora, qua mi sa che... Acqua! Ma mi sembra strana la modalità sopravvivenza. Devo fermare il combattimento per bere l'acqua. Trovato. Wow. Me la sono cavata benissimo. Se non ci fosse lo spav, non so che. Non so cosa avrei fatto. E comunque, sì. No, mi sa che non. No, ne ho già uno, ne ho già uno. Password della porta. Yeah. Non lo prendo perché ne ho già uno. Al castello. E poi pesa, pesa tantissimo. Quindi tanto vale. Questo cos'è? No, niente. Qua vedo scatola degli attrezzi. Non dovrei prendergli ora gli oggetti, ma lo faccio lo stesso. Era Bene. una zona molto grande. Pensavo ci fosse tipo un'orda di... Eh? Ehi, la prossima volta che vieni a trovarmi, abbiamo 3 minuti prima che si accorgano che testa vuota non tornerà. Apri la porta. testa vuota. Già comincia a piacermi Nick Valentine, eh? Libera Nick Valentine, sono venuto qua per questo. Il tuo numero. Che? Ah! Vabbè, ok, non niente. Apertura porta. Voilà! Nick, cosa sei tu? Va bene? Cosa c'è? Un cavaliere Oddio. senza macchia. Ma la domanda è, Perché? perché venire fin qui Ma e questo è un rovinare il lavoro di un sintetico? investigatore? Ah, è un robot, è un robot. Devo trovare mio figlio. Figlio? Mio figlio è morto, è stato rapito. Non so chi. Mi sono dimenticato chi è, per colpa di quello stronzo di Preston Garvey che mi dà sempre missioni. Non so dove sia. Un bambino scomparso, eh? Beh, hai trovato l'uomo giusto, nel posto sbagliato. Sono Sì. rimasto chiuso qui per settimane. Pensavo la Settimane. figlia scomparsa che stavo cercando non fosse stata rapita. È la nuova amante di Malone lo smilzo ed è una Ah. cretinata. Comunque, se hai un Sì, ho problema, presente chi è. sarò lieto di aiutarti. Ma non ora. Andiamocene da qui, poi parleremo. Va bene. Allora, gli occhi sono penetranti. Allora, gli occhi sono penetranti. Mi fanno un po'. Ma Statue vedi? eloquenza. Yeah! Tempio di Malone Così sta faccio più vicino. che. No, aspetta, 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 Quartiere da aspetta. Ah, noi. ok, possiamo andarsene, possiamo andarsene. Poi per non venirmi addosso in quel modo. Non so cosa sia successo ai vecchi proprietari. Va bene, va Sono bene. No, qui, aspetta, occhi aspetta. aperti. Fermali. Basta saperlo. Porta vuota. Ehi, Fuori Brian. dall'armatura atomica. Serve qualcosa che ti tiri su. Tieni, esci dall'armatura. Riesci a Adesso farmi una mi mano? serve Sono l'armatura d'accordo. atomica. Non vi do altri dettagli. Esci. Esatto. Mi serve l'armatura atomica adesso. Ma più di qualsiasi altra cosa. Non c'è neanche una postazione per armatura atomica qui. Quindi non posso riparare. Devo andare in giro con. Ma la cosa fortunata è che dato che. Cos'è? Dato che. Non c'è il casco, i valori del cappello e degli occhiali valgono lo stesso, quindi mi danno lo stesso più 2 costituzione e più 2 carisma. Cosa vedo qui? Questa qua d'acqua purificata. Perché spammo così, bevo, recupero vita a non finire. Quasi. Vabbè, basta, basta così, basta così, basta così. Che qua Brian, finiamo. mi sento malvagio. Ok. Aiutami. Come vuoi gestire la cosa? In modo Non silenzioso. essere prigioniero. Non fermiamoci. Perché ci Parleremo una metti volta tu? fuori. Ehi, Dino, smettila di sfottere quel detective e torna qui. Dove diavolo è finito? Dove diavolo è finito? E come glielo spiego? Piano. No. Io otterrei le celle di fusione. Porca puttana. Crepa! Due. Pure due. Ho fatto un quickscope che l'ho ucciso. No, nel senso con la pistola, non sapevo di averlo preso. Ah, hai un revolver artigianale. Era così difficile andarne a comprarne uno. Più forte, magari. Prendilo. Almeno così ho sia Piper sia Nick Valentine che mi aiutano. E quindi è più facile uscirne vivi. Oh, di bello 36, bello, bello, bello.
E quanti se... E non siete ancora finiti? Quanti? Siete? Troppi. Decisamente troppi. Un secondo, interrompo l'azione per potenziare. Cioè faccio... Dov'è? Ecco, no, non questo qua. Ah, 39, ho sbagliato. No, questo non mi serve. Non lo so, volevo fare qualcosa tempo fa, ma non mi ricordo più. Ah, giusto, fuciliere, fucil più 40% danni. E ignorano l'armatura, quindi c'è cioè una roba. Si fucili anche le pistole non automatiche. Quindi siamo a cavallo. I cadaveri rimangono così magari dopo ripasso e quindi. Magari dopo che ripasso magari non scompaiono. Orologio alla tasca, lo voglio. Andiamo, yeah! Tutto volume, eh? Beh, di certo funziona. Cosa? È Poveretto quello che l'ha tutto fatto. volume, solo... E come facevo se no? Un secondo? Ciao. Niente. Questa Di porta è qua? andata. Vediamo se riesco ad Ah, aprirla. è andata. Vediamo se riesce ad aprirla. Quasi. Un secondo, vorrei... Cos'è? Ah, adrenalina, bello. Faccio più danno. Metto le Ecco fatto. mine. O qualcosa. Decisamente più facile quando la serratura non è dall'altro lato. Ok. Va bene, piano. Adesso. No, pensavo ci fosse tipo un'imboscata dietro, ma mi sono confuso con la scena di un altro gioco. Non so, non mi ricordo più che gioco è. Non so se era Call of Duty Ghost o qualcosa. La campana. Ma che cazzo stai facendo? Te ne vai! È stato quasi divertente vederlo. Arrivo, spam! Gli arriva una cartonata in faccia. Ma detergente Abraxo? Ma Questo mi viene. piace. Il coso che poteva fermare il tempo. Più 5 punti azioni, e vai. Beh, Devo rilassarmi. meglio di niente. Bottiglia di rum. Così si fa la bomba vecchio pirata. Che cazzo ho, le visioni? Sì, le visioni. Rotta testa di ca... Ah, cioè... No, non è le visioni. Vediamo... Non riesco più ad hackerare una porta. Fatto. Non è qua dietro. Oh sì. No, non era qua dietro. Asciugamani... Vi ciulo tutti gli asciugamani, stronzetti. Quasi quasi, dopo prendo una birra che mi aumenta la, che aumenta la forza. E dopo anche Medix, così tipo divento una roba imici... Letto! Il letto! Poi Valentine, puoi aspettare un attimo che devo dormire. In mezzo a tutta l'azione tipo... Quando arriveranno i gangster, oh, devo dormire. No, non, come non posso dormire? Brutto cagnone. E io dormo lo stesso. Non mi interessa, dormo lo stesso. Vai Valentine, fai qualcosa. Prendi qualcosa. Assassino? Valuta Giocando questo con il mondo. sintetico sbagliato. Hai preso il sintetico sbagliato. E... No, 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 mira Valentine, mira Valentine. Oh, ma sembra un combattimento di Mortal Kombat, si prendono pugni. Sparagli, 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 bravo. Beh, non proprio. Il refrigerante pompare nei raccordi. E se ne voleva. Cioè, un colpo e cadeva. Voleva un colpo e cadeva. Oh, wow, non sono io quello che cerco. Anzi, no, veramente sì, sono io quello che cerco. Non ci daranno più fastidio. Vorrei vedere. Possa ad Tendervi. attenderti. Tanta. Guarda che Guardate con colpo che ha velocità! ricevuto. Oh my fucking god! È Sonic questo qui! Non ha versato neanche una Wow! goccia di sudore. Non che potessi. Non che potessi, eh! Quercia. Quercia? Cambia qualcosa? Tappo. Sugar bombs. All'italiesco, levatevi dai col... cioè dalle scatole. Allora, Altre scale? no, 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 no. Da questo dannato volta, istruttore di fitness. Questa mi è piaciuta. No, però devo dormire. E se non dormo, io non vado via. Dov'è l'esoscheletro? Dov'è? Mi sa che è di qua. Ah, abbiamo saltato. Ho detto, me l'ha ciullata. Ah, eccola qua. Io me ne sto qui un attimo. Oh, dormi un'ora. Poi
Così, se in caso morissimo, saremmo salvi. Sto arrivando. Lasciatemi qualche assassino da ammazzare. Il problema è, dove sono andati tutti? Oh, bravo Nick che mi hai aspettato. E sapevo che non avevi... Ora si balla, non più. Oddio, la vita che scende. La vita che... Questo qui, quello lì, ha un revolver. Me lo gioco. Ah no, ha un mitra. Dai, sì, ho fatto anch'io il garzone comunque. Ma cos'ha sto qui che non muore? Ma ha un completo, non è che un'armatura atomica anche lui. Vabbè. E cosa avevo fatto io 2 secondi dopo, prima di morire? Salvato. Infatti, ora torniamo, però ci ricordiamo che ce lo piantano lì se non stiamo attenti. Dove sei? Loro sono un po' più avanti? Su per le scale. Bravo Nick, mi hai aspettato. Avanti. Avanti Nick. No. Headshot, bitch. Ah, solo 12 di esperienza. Allora non era forte sto qua. Dove siete? Questo qui forse è forte. Questo era abbastanza mediamente forte. E poi? Non c'è nessun altro? Ah, ma non ce n'era un altro prima? Ah, il nome è ironico, ma non lasciate ingannare, è pericoloso. Quante volte me l'hanno detto? Se non lasciate ingannare da nome, è un brutta testa di cioè... E ho la chiave! Non posso forzare. Non ho la chiave. Ah! Deve farlo lui per forza. Cavolo. Vado. E adesso... Acqua purificata. Ancora? Di nuovo acqua purificata. Io, in caso, mi metto già, come dire, Med X. Ancora acqua. Quasi. Whisky. No, non ci serve la forza qua. Peccato. La forza non ci serve. Oh. Me l'avevo detto io. Non sarei qui se non fosse per la tua dama traditrice, Smizo. Dille di scrivere a casa più spesso. No, povero Valentine. Ti brucia essere stato steso da una ragazza. Dovrei tornare a casa da paparino? Non dovevi intrometterti, Nicky. Questo non è il vecchio quartiere. In questo vault sono il re assoluto. Intesi? Non lascerò che un investigatore privato ci metta i bastoni tra le ruote, ora che le cose funzionano. Te l'avevo detto che dovevamo ucciderlo! Ma tu volevi fare il sentimentale. Tutte quelle cazzate sui vecchi tempi. Zarra, ci penso io. Malone lo smilzo ha sempre tutto sotto controllo. Ah, certo. E allora che ci fa questo qui, eh? Valentine deve averlo portato per ucciderci tutti. E scusa, come... Convincila, incoraggia la violenza, incomincila ad andare. Incoraggia, nel senso che devo convincila ad andare. Dai, vai, io ho il più carisma di tutti. Dammelo, sì! Registrazione di merda, nel momento migliore. LOL. Portatevi anche la ragazza. Mi abbiamo appena fatto un favore, Smizzo. Hai sempre avuto un pessimo gusto in fatto di donne. Ora non è più lì a istigarti. Che ne dici di ripensarci e lasciarci andare? Ti devi ancora 2 settimane in quel sì. Brutto, fammi andare. Bastardo. Fammi andare. Conterò fino a 10. Dopodiché se vedrò il vostro muso, vi ammazzerò entrambi. 1, 2, 3, via. Allora, io la missione l'ho fatta in un modo diverso. Nel senso che ho detto, incoraggia la violenza, avanti, spaccali il muso. Ovviamente, sì, ce l'ho fatta, stranamente.
Nel senso che lei si è messa a pestare lui e tutti hanno fatto un casino. Sì, no, non vi aspettate. Sì, una roba tipo. Sembrava una scena di un film di Bud Spencer e Terence Hill, uguale. Tutti che si tiravano sberle. Poi passavo io con l'armatura atomica che tiravo schiaffi doppi. Sempre di buon umore, Sì. Senti, mi sta parlando Valentina, non me ne frega niente. Ne parliamo dopo. Possiamo parlarne se incontro Jake, Infatti. vuoi sapere dov'ero? Era solo C'è Valentina che mi sta parlando, io che devo ascoltare. Valentina, non stavo ascoltando, mi stava parlando nell'orecchio, dicevi? la tua segretaria, Ellie. Mi ha Ah, mandato lei. sì. Davvero? Dovrei darle un aumento. Ora, mi stavi dicendo di tuo figlio Sean e del fatto che è scomparso. Vorrei parlarti Esatto. nel mio ufficio a Diamond City. Mi darai tutti i dettagli. Direi proprio che meriti di sederti e di sfogarti un po'. Oh, almeno Ci uno. vediamo lì. Ci vediamo a E che Diamond City. cavolo. Tu tieni il mio figlio, ok? Non me ne. Non, ok. Non me ne frega un cazzo. E vai a fare questa missione. Lui è l'unico che Ehi, almeno capisce Viper. qualcosa. Capisce. Sempre di buon umore, Facciamo il discorso con Viper, eh? Diciamo che ci provo. ecco. Sì. Dire che ci provi è un eufemismo. Sei Non so cosa cattivo. voglio dire. Al più non interessa nemmeno. Secondo la Ah. mia esperienza, se vuoi fare davvero del bene, è fondamentale essere onesti. Prendiamo Diamond City, Ok. un posto che ho cercato di informare più volte dell'oggettivo pericolo. Ma ad ogni mio articolo, la reazione è questa. Oh, Piper, perché non scrivi qualcosa di più allegro? Piper, perché per una volta non pubblichi una buona notizia? Cose del genere mi fanno venire voglia di mollare tutto. Solo per qualche giorno, ovvio. Ah, beh, sì, vabbè, c'è una lista, tipo. Puoi dirlo Eh finalmente. sì, ho premuto per Piper sbaglio. merita di sapere la verità. Certo, scoprire cosa c'è davvero là fuori può essere spaventoso. Vivo nel terrore che qualche robot dell'istituto decida di fare una visitina alla famiglia della cara vecchia Piper. Ma ne vale la pena, perché conosco la verità. È questo che ci protegge. Interessante. Sono Beh, in completamente effetti. d'accordo. Come fai a proteggere te e la tua famiglia se non sai cosa stai affrontando? Esatto. Tuttavia, i più preferiscono far finta di niente. Non io. Ho toccato con mano gli effetti della verità. Mia sorella e io siamo cresciute in un piccolo insediamento del Commonwealth. Papà faceva parte della milizia locale. Il suo motto era tenere lontani i predoni da noi e i Mirelurk dalle nostre latrine. Beh, succede che un giorno papà muore. Il suo capitano, uno stronzo di nome Mayburn, dice che i predoni l'avevano ucciso in terra di guardia. Ma io non ci credevo. Cominciai a fare delle indagini. Saltò fuori che il capitano si era venduto. Pensava di non essere pagato abbastanza per proteggerci. Una sera avrebbe aperto le porte della città per lasciare che i predoni saccheggiassero le case, per poi tenersi una parte dei profitti. Mio padre lo scoprì. Avrebbe consegnato Mayburn alla giustizia, ma Mayburn l'aveva capito e lo uccise. Ovviamente non potevo accettare che quello stronzo la facesse franca. Provai a parlare con il sindaco, ma non mi diede retta. Così tappezzai la città di manifesti. Capitano Mayburn, ricercato per gravissima negligenza in servizio. Così il sindaco ovviamente rivalutò la cosa. Mayburn fu cacciato e dopo esserci preparati adeguatamente, arrivò un gruppo di predoni che si mostrarono piuttosto sorpresi. Porca puttana, è successo veramente un casino, Hai salvato quella gente? No, si sono salvati da soli, perché sapevano la verità. Ehi, scusa se ogni tanto mi scaldo. Mi viene naturale. È solo che è bello parlare con qualcuno che sembra capirti, no? Allora, che dici, andiamo? Prima che arrivi un insediamento di predoni a farsi culo, sì, è meglio muoversi. Anche stavolta siamo riusciti a sopravvivere all'ennesima missione. Ammazza uomini. Allora, sarò sincero con voi, io non pensavo nemmeno di riuscire a farcela in questa missione qua. Perché avevo già fatto un episodio su questa qui. Il problema è che ero morto all'inizio. E quindi l'ho cancellato in diretto, anche perché non avevo tempo. E l'ho rifatto adesso perché non posso fare altri episodi di. Perché dato che non portavo da tempo Fallout, ho fatto un'altra missione. Ho rifatto la stessa missione e niente, nel prossimo episodio andremo da Nick Valentine nella agenzia investigativa a vedere cosa da dirci. Ci dispieghiamo tutto, dopo vediamo se riusciamo a trovare lo sto figlio che dobbiamo cercare dall'inizio, ma sinceramente quanti si ricordavano che dovevamo cercare il nostro figlio? Io no. Vabbè,
Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa e tutte le altre serie. Ciao a tutti!